Va ora in onda al culto evangelico valdese, a cura del pastore Giuseppe Ficcara. Cari e care, buongiorno. Bentrovati e bentrovate a questo culto evangelico curato da Radio Bequit Evangelica. Oggi vi partecipiamo insieme da posti diversi, quelli in cui ciascuno si trova e dedica questo tempo all'ascolto della parola di Dio e alla preghiera. In questo periodo stiamo affrontando tre temi legati alla riforma protestante. Abbiamo affrontato quello della predestinazione nella Bibbia, il tema giustificati per la sua grazia e oggi tratteremo il tema chiamati dalla grazia alla sequela di Cristo. Vi invito quindi a raccoglierci alla presenza di Dio. Nel nome di Dio Padre, che ci ha creati e tiene noi e il mondo nelle sue mani. Nel nome del Figlio che è venuto nel nostro mondo per riconciliarci con Dio. Nel nome dello Spirito che ci ricolma di vita, ci unisce a tutti i credenti e ci rende operatori di pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo celebriamo questo culto e ringraziamo Dio per il dono della fede che ci permette di seguire le orme che Gesù, il Cristo, ci ha lasciato. Amen. Vi invito ora ad ascoltare la prima domanda e anche la risposta del Catechismo di Heidelberg. Qual è il tuo unico conforto in vita e in morte? Risposta. Che io, con il corpo e con l'anima, in vita e in morte, non sono più mio, ma appartengo al mio fedele Salvatore Gesù Cristo, che con il suo sangue prezioso ha pagato pienamente per tutti i miei peccati, mi ha liberato da ogni potere del diavolo e mi preserva così che, senza la volontà del Padre mio nel cielo, neppure un capello può cadermi dal capo. Anzi, ogni cosa deve servire alla mia salvezza. Pertanto, per mezzo del suo Santo Spirito, egli mi assicura anche della vita eterna e mi rende d'ora innanzi di tutto cuore volenteroso e pronto a vivere per lui. Sia omne cucemien quencos, sia omne cucemien quencos, sia omne. We are marching in the light of God. We
Vi invito ora a raccoglierci nella preghiera. Preghiamo. Signore, veniamo a te nella preghiera, ognuno nei propri luoghi di vita, perché desideriamo porci all'ascolto delle tue parole. Veniamo a te con i nostri dubbi e il nostro desiderio di capire e imparare. Veniamo a te nella preghiera per ricevere conforto, quello che tu ci offri, la forza di cui abbiamo bisogno per proseguire lungo il cammino della vita. Sei tu la nostra consolazione in vita e in morte, perché non apparteniamo a noi stessi, ma a Gesù, che ha dato la vita per noi e ci ha perdonati con la sua risurrezione. Grazie, perché tu ti riveli a noi anche oggi, nel Cristo che si fa presente nell'annuncio che la tua parola ci porta. Amen. Care sorelle, cari fratelli, vogliamo raccoglierci nella preghiera per chiedere al Signore di illuminare la nostra mente e il nostro cuore per comprendere il messaggio della Sua parola. Preghiamo. Spirito di luce e di verità, ti preghiamo, illumina per noi la parola che stiamo per ascoltare. Guidaci nella verità. Spirito di santità, tu che attraversi i nostri pensieri e i nostri cuori, permettici di capire che solo seguendo il messaggio di Gesù possiamo essere davvero felici. Spirito d'amore, di gioia e di pace, brilla in noi come una fiamma che nulla e nessuno può spegnere. Amen. Vi invito ad ascoltare i versetti da 33 a 40 del Salmo 119, in un libero adattamento. Mostrami, Signore, la via per comprendere la Tua volontà. Desidero seguire la Tua parola passo passo. Desidero osservare i Tuoi insegnamenti e custodirli nel mio cuore. Guidami sulla strada dei Tuoi comandamenti. Lungo quella via provo tanta gioia. Disponi il mio cuore ad accogliere i Tuoi precetti, che non abbia a bramare il profitto e il tornaconto.
distogli i miei occhi dal desiderare cose inutili. Fammi vivere piuttosto in modo che io sia utile alla gente attorno a me. Mi pongo a questo servizio perché so che tu mantieni le promesse. Salvami dal disprezzo e dal giudizio che avvilisce. Solo le tue decisioni sono giuste. Sì, voglio seguire la tua parola. Essa mi dà nuova vita. E proseguiamo la lettura biblica ascoltando il versetto 21 della prima lettera di Pietro al capitolo 2. A questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. E dal Vangelo di Marco al capitolo 2 ascoltiamo i versetti 13 e 14. Gesù tornò presso la riva del lago. Tutta la folla gli andava dietro ed egli continuava a insegnare. Passando, vide un certo Levi, figlio di Alfeo, che stava seduto dietro il banco delle tasse. Gesù gli disse: «Seguimi». Levi quindi si alzò e cominciò a seguirlo. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen. Care sorelle e cari fratelli, da due domeniche abbiamo iniziato un ciclo di predicazioni sul tema della Riforma protestante, fondamento della teologia evangelica. Abbiamo affrontato il tema della predestinazione, poi quello della giustificazione per la sola grazia di Dio e oggi parleremo della sequela del Cristo. Nelle domeniche scorse abbiamo scoperto che si può parlare di predestinazione nel senso che l'opera di Dio anticipa il nostro pensiero e il nostro agire, che Dio prende, Lui, la decisione di venire nel mondo per dimostrarci il suo amore. Sceglie di offrire se stesso per noi, in Gesù, sulla croce. Predestinazione non significa che nella nostra vita tutto è predestinato, predeterminato, ma significa che siamo stati salvati da Dio per la sua grazia gratuitamente. È chiaro a tutti che la grazia si dona a chi ha subito una condanna, ed è così anche per noi, a causa del peccato. Ma l'Apostolo Paolo aggiunge che la sentenza della nostra condanna non è una parola definitiva, perché siamo giustificati gratuitamente per la grazia di Dio. La sentenza di condanna è stata trasformata in assoluzione, in giustificazione per la grazia di Dio, e noi ne abbiamo la certezza attraverso il dono della fede. Tutto ciò è una scelta di Dio, una scelta che noi non possiamo cambiare. La grazia è quindi il punto di partenza delle persone che hanno la fede e non certo il punto di arrivo. Il punto di partenza. Ma per andare dove? Levi, figlio di Alfeo, si alzò e lo seguì. Abbiamo ascoltato. La grazia ha come conseguenza immediata quella del seguire il Signore, come conseguenza immediata quella della sequela di Gesù. «Seguimi», dice Gesù a Levi, che è invitato a diventare suo discepolo. E così anche noi. La fede ci chiama a seguire Gesù. Senza la fede, le altre voci hanno il sopravvento e sarà impossibile ascoltare la voce di Gesù. Levi l'ascolta, si sente chiamato ad essere discepolo di Gesù e lo fa prontamente. Levi dimostra già la sua fede in questo atto di ubbidienza. Eppure qui l'attenzione non è posta su Levi che risponde, ma su Gesù che chiama. Non c'è nessuna lode per il discepolo, per il suo cristianesimo così deciso. Tutto si concentra sul diritto che Gesù rivendica sull'uomo quando gli dice «seguimi».
Quando Levi si alza per seguire Gesù, per lui tutto cambia. Seguire Gesù è quindi un taglio netto con il passato, è un incamminarsi verso un nuovo, verso un futuro, forse sconosciuto, ma nei cui riguardi vi è una fiducia incondizionata. Gesù ispira questa fiducia. Bisogna incamminarsi. Il passato resta indietro. Levi deve abbandonare il suo passato, il suo lavoro. Pietro abbandona le sue reti. Sì, la parola di Gesù non è una dottrina, un ideale di vita, un dogma, ma una ricreazione della vita. L'esistenza cambia, diventa nuova. E questo non significa che il nostro porci al seguito del Cristo sia una nostra offerta a Dio, su cui possiamo poi accampare dei diritti. Credere non è una nostra prerogativa, perché è solo la chiamata di Gesù che crea, che invita alla sequela, e il credere è reso possibile solo dalla fede. E la fede è un dono di Dio. Sì, porsi in cammino al seguito del Cristo contraddistingue il vero credente. Ma seguire Cristo non significa obbedire ciecamente, per esempio, a tutto quello che è scritto nella Bibbia. Non è semplicemente condurre una vita pia e irreprensibile. Seguire Cristo è un alzarsi e incamminarsi verso la vita. Come ha fatto Levi? È un andare con fiducia incontro al futuro e rispondere alla gioia e alla vitalità che il Signore fa esplodere dentro di noi quando ci rivolge la sua parola. Quella di Gesù è una parola che non ci permette di restare fermi, ma ci invita ad andare incontro al mondo senza paura, senza timori. Certo, si tratta di un cammino non sempre facile, leggero, agile. Spesso è costellato di rinunce, di oltraggi, di fatica. Ma Gesù ci dice: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi. Gesù ci promette di sostenerci lungo il nostro cammino di fede. E l'Evangelista Marco ci invita a non rinunciare mai di seguire Gesù, pensando alla fatica che la sequela comporta, perché solo seguendo il Cristo diventeremo capaci di guardare avanti con speranza, con fiducia, con riconoscenza, con gioia, e allo stesso tempo aprirci al giusto rapporto con tutti coloro che sono attorno a noi, con la comunità dei credenti, con il mondo e con la città in cui viviamo, perché là possiamo dare il nostro apporto, il nostro contributo semplice di credenti, ma che dà un senso alla nostra vita e a quella degli altri. Amen. Siamo figli di un solo riscatto d'amore, un medesimo patto di fede, di speranza, di vincolo insieme col nostro possente. Cari e care, vi invito ora a raccoglierci nella preghiera che concluderà questo culto evangelico. Preghiamo. Signore, tu ci inviti a seguirti lungo la via nella quale possiamo riscoprire noi stessi, noi stesse, come tuoi figli e figlie. Tu ci inviti a seguirti non per allontanarci dal mondo nel quale viviamo, non per estraniarci dalla società umana che spesso ci ferisce, e neppure per isolarci nella solitudine di un'esistenza chiusa e ripiegata su se stessa. Il tuo invito invece è quello di seguire con fiducia la parola di chi
ci ha aperto alla speranza, Gesù. In Lui vogliamo avere fiducia, perché è Lui che ci ha aperto un domani dove è possibile la riconciliazione dopo il conflitto, la pace dopo la guerra, la giustizia per tutti gli esseri umani e per la creazione che soffre. Sì, in tutto questo Tu ci prometti di essere accanto a noi e di sostenerci. Per questo Ti ringraziamo, nel nome di Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato a pregare e a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Osanna al nome di Gesù, tanti a fratelli onor, eunite e santi di lassù, Lui coroniam Signor. La terra tutta è lieto suon, esalti Sua virtù, prostensi innanzi al Santo Tron, e popoli e tribù. Santi profeti ed angeli, tutto il celeste suor, cherubini, arcangeli, sciolgano al canto il vol. Venite tutti, o peccator, che il sangue suo lavò. Gloria sin tuoi eterno onor, a Lui che ci salvò. Vi invito ora ad accogliere insieme una parola di benedizione. Fratello, sorella, il Signore ti promette che sarà sempre davanti a te per indicarti la strada, accanto a te per abbracciarti e proteggerti, dietro di te per preservarti dal male, sotto di te per sorreggerti quando cadi, dentro di te per consolarti quando sei triste. La Sua mano sarà sulla tua spalla sempre, perché non ti senta mai solo, sola, lungo il cammino. Il Signore sarà la tua pace e ti indicherà la strada lungo la quale potrai seguire le orme del Cristo, che è nostra speranza e che ti permetterà di amare e di agire, ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Giuseppe Ficara.